Ciao ragazzi, sono Alessandro di Sardabike e oggi vi presento una mini e-bike. Si tratta della Wingo B20, ossia una bici elettrica ultra compatta ed economica, perché cerca un mezzo funzionale per i piccoli spostamenti quotidiani oppure per le vacanze. Si tratta di una bici essenziale e funzionale, con un prezzo di listino davvero interessante che sta sotto i 500 euro, una soluzione davvero economica. Per ottenere delle misure davvero compatte, il telaio equipaggia delle ruote piccole da 14 pollici. Grazie a questa soluzione, fino ad ora risulta l'e-bike più compatta che ho mai provato, anche rispetto ad Ado A16 oppure AIMO Z16. La sua destinazione d'uso ideale risulta sicuramente la micromobilità urbana per i piccoli spostamenti oppure per le vacanze. Infatti, grazie alle misure compatte, potete piegarla facilmente e portarla fin su nel vostro ufficio, oppure comodamente in macchina, nel camper o nella barca durante le vacanze. Infatti la bici intera misura circa 120 cm x 95 e 23,5 cm, mentre una volta ripiegata si scende a 67 x 58 x 36 cm. La Wingo B20, pronta per la marcia, ha un peso moderato di circa 17,5 kg. Risulta quindi facile da spostare e trasportare. Il suo motore posteriore è integrato nel mozzo e ha una potenza nominale da 250 W. La velocità massima è bloccata a 25 km/h e l'assistenza viene erogata tramite l'acceleratore collocato sul manubrio. Per alimentare il sistema troviamo una batteria integrata da 216 Wh, che in modalità full elettrica assicura un'autonomia di circa 25 km con una sola carica. Un pieno completo di energia impiega circa 4 ore. Naturalmente l'autonomia aumenta se utilizzate la bicicletta pedalando. Sul manubrio troviamo il pulsante di accensione con un pulsante di on-off, mentre dal lato opposto troviamo un pulsante per il cruise control, che sarà possibile attivare con l'acceleratore, per tenere una velocità di percorrenza costante senza neanche dover accelerare. Sempre sul manubrio troviamo un display LED minimale che mostra lo stato di carica della batteria, mentre dalla parte opposta troviamo il pulsante che consente di attivare le due luci LED integrate, una luce LED bianca anteriore e una luce LED rossa posteriore. Al posteriore troviamo anche la funzione di stop, ossia quando viene rilevata la pressione di una leva freno, la luce diventa più intensa per segnalare la vostra frenata. Parliamo ora della sua componentistica. La Wingo B20 dispone di una trasmissione monocorona e monomarcia. In questo caso da un lato troviamo dei vantaggi, in quanto non dovrete regolare il cambio, non ci saranno problemi con forcellini storti e così via, mentre dalla parte opposta la bici non sarà adatta per le salite particolarmente pendenti. Per assicurare una frenata sicura in ogni condizione troviamo due freni a disco meccanici, che sono dotati di sensore power off, ossia quando andate a premere una leva viene staccata immediatamente l'assistenza del motore. Le ruote da 14 pollici montano delle coperture scorrevoli semi-slick, che sono adatte per i fondi asfaltati. Completa il corredo una sella molleggiata che renderà la guida sicuramente più confortevole e un pratico campanello collocato sul manubrio. È arrivato il momento di andare a provarla su strada per vedere come si comporta. Ed eccoci al momento della prova, la bici è davvero piccola e compatta. Accensione rapidissima con il tasto di start e siamo subito pronti per l'utilizzo. In questo caso non dispone dell'assistenza sulla pedalata, ma dovrete attivarla manualmente con l'acceleratore. Tutto sommato risulta molto leggera da pedalare, anche se la sella risulta bassa, quindi ovviamente non è adatta per le lunghe percorrenze. Se andiamo a ruotare l'acceleratore sarà possibile dare l'assistenza sulla pedalata in maniera controllata, quindi come vedete posso ottenere una velocità moderata. Se invece vado a ruotarlo completamente, la bici schizza subito alla velocità massima di 25 km/h. Allora, si percepisce una buona velocità, ma devo dire che
così veloci le gambe vanno a frullare, quindi sarà una pedalata fittizia. Serve appunto per muoversi rapidamente in città e per brevi percorrenze, sicuramente non una bici per chi vuole allenarsi o pedalare, ma d'altronde la sua destinazione d'uso appunto è quella di un mezzo per gli spostamenti brevi. Devo dire che risulta bella scattante e maneggevole. Appena si tocca una leva freno si nota subito il servofreno elettrico nella ruota posteriore, che viene ereditato dai monopattini. In questo caso questa bici infatti risulta, a mio parere, un monopattino con la sella e i pedali, visto che appunto non abbiamo l'assistenza sulla pedalata ma solo con l'acceleratore e anche il servofreno posteriore, quindi un buon compromesso tra una bicicletta e un monopattino, visto che poi in questo caso, se doveste finire la batteria rispetto al monopattino, potete pur sempre usare i pedali, mentre col monopattino dovrete necessariamente spingerlo a mano. Devo dire che la frenata è davvero ottima, visto che appunto abbiamo a disposizione due freni a disco meccanici più il servofreno elettrico che manda in blocco la ruota col servofreno. Potete vedere dalla massima velocità. Meglio controllare la frenata perché è davvero molto decisa. Allora, questo modello punta tutto sulla semplicità, quindi non dispone di un display che mostra la velocità in tempo reale, ma appunto si percepisce la sua reattività e un'ottima accelerazione. Risulta davvero molto molto agile per i cambi di direzione. È pensata per i fondi asfaltati, ma se trovate un leggero sterrato sicuramente non sarà un problema. Le ruote sono piccole, quindi le buche andate ad incastrarle tutte, salvo a secondare con il corpo. Quindi su sterrato meglio moderare la velocità. Ma come vedete se la cava comunque molto bene. In sostanza, una bici elettrica piccola ed economica per chi cerca un mezzo da sbarco, per chi ad esempio utilizza il camper. Ed eccoci nuovamente in studio per trarre le conclusioni finali, ma prima spendiamo due parole sull'imballaggio. La scatola è robusta e la bici arriva davvero ben imballata. All'interno della scatola troviamo una doppia parete di cartone, che assicura la perfetta integrità fino a casa vostra. Infatti la WindGo B20 viene spedita direttamente dal magazzino europeo. Il montaggio è velocissimo e richiede 5 minuti, infatti dovrete semplicemente montare il tubo sella e i pedali. In dotazione viene fornita anche una chiave di cortesia per il montaggio dei pedali. Naturalmente non manca il caricabatterie e il manuale utente. Per coerenza anche il caricabatterie risulta di dimensioni davvero compatte. In conclusione, visto il suo prezzo di listino che sta sotto i 500 euro, risulta sicuramente l'e-bike più compatta e più conveniente. In questo caso ideale per i piccoli spostamenti urbani o per le vacanze. Se avete qualsiasi domanda sulla WindGo B20 scrivetemi sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un like e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per restare aggiornati sui prossimi video. Grazie e alla prossima. Ciao!